Ragazzi, qui abbiamo un pannello solare che mi sta caricando un power bank e intanto mi sta anche caricando questa ventola che ce l'ho proprio in faccia mentre guido perché fa veramente caldo, ragazzi. Siamo partiti? Il cameraman è partito? Il cameraman è partito, ma ho detto facciamo un video così, visto che il punto era bello, fammi vedere quello là. Tutti i canyon sembra bellissimo. Sì, qua ovunque. C'erano dei posti che ci veniva il dubbio l'altro giorno, dicevamo, ma non è che qui hanno girato, guarda che scena. Che film, qualche western qua forse. Cerca di riprendere quel punto là, no? Però zoomando. Quel punto là, zoomando proprio la costa finale. Basta, chiudo. Chiudo qua e ringraziamo il rettile che ci ha lasciati liberi anche quest'estate. Grazie. Buonasera, stiamo per fare un viaggio assolutissimamente di un certo livello. Adesso noi stiamo andando a raccogliere le more. Qui ci troviamo in Sicilia, una terra. E attenzione, perché in Sicilia ci sono anche spiagge per nudisti. Quindi voi bambini piccoli che vi piace mostrare il pisellino, potete venire qui. Ci sono spiagge di nudisti. Noi ci siamo sbagliati l'altro giorno, siamo scesi. Oh, togliti la mutanda! E non c'era nessuno. E quindi adesso noi stiamo per raccogliere, un po' di serpenti qua suonando, per prendere qualche mora di merda. Che essendo il sole molto forte, la seccate tutte qua. Lì che l'ombra era un più buono. E adesso vi racconteremo di una cala capretta. No, come si chiama? Cala Alberelli. Alberelli. Che di alberi non c'è, sì, alberelli ci stanno, però un po' di palmette. Adesso vedremo questo paradiso terrestre, ragazzi, dove le pecore si mettono la loro cremina anche qua in mezzo a questo paradiso e si tuffano nel mare. Questi zombie di merda, io devo buttarmi da questi morti. Però per fortuna, ragazzi, qua e là un po' di qualcosa di buono esce fuori, ecco, ti esce la mora. Ti esce, non lo so, ti esce, ecco, soprattutto il capo d'Italia, il re d'Italia, che me lo sento, e mi tira un po' su, cazzo. Se non avessi il nostro grande condottiere, sarebbe veramente una vacanza di merda. Minchia. Caso. E quindi ecco. Guarda. Adesso stoppiamo qua e adesso riattacchiamo dove ci sono le. Che abbiamo trovato. Può essere tuo se riesci a venire in Sicilia, se hai un lavoro per fare, no? Altrimenti non può essere tuo. Non so se tu riesci a pescare, forse qua sta qua con una tenda, non so se si può fare. Altrimenti non è tuo. Ecco, adesso ci sono poche pecore qua, ma fra poco si riempie di altre pecore. Però ci accontentiamo perché è gratis. L'altra caletta si pagava il parcheggio. Sì, ma è più bella questa. Ma Più bella questa. scherzi, poi è più ventilata. Qua non hai il parcheggio, ma. Ecco, la cosa bella è che noi prendiamo l'ombrellone, lo mettiamo qua, punta, punta papà, lo mettiamo qua, perché non serve, perché qui c'è ancora da fare la scalata adesso. Ecco perché mi sto spogliando, preparando mentalmente alla violence. Tiro fuori il mio petto e vado a.
ci troviamo qui alla chiesa di Scopello. Dedichiamo questo pezzo a Mario, a un canto in latino. Dall'altra parte c'è il mondo secolare che con la sua musica del diavolo cerca di strafare, di sopraffare Dio, ma noi abbiamo una voce, noi di Dio abbiamo una voce potente e ce la faremo abbattere il mondo. Guarda. Che figo! Senza saperlo ci troviamo in un posto veramente così mitico, che si paga tanto, c'è un orario di entrata e uscita. Sarebbe questa roba qui, ci sono un po' di rocce in mezzo al mare per qualche cazzo di motivo per entrare qua e niente, devi pagare il parcheggio della macchina non si sa quanto. E poi per fare anche per prendere un po' di sole in quei tendoni là. Sì, ma che cos'è? L'hai detto? È una tonnara, dove in Pradia, qui in Sicilia, e la gente piava il pesce, è il pesce buono che si mangia. Adesso il pesce lo importiamo di qualità, insomma, veramente, cioè, allevamenti ci dicono che è tonno fresco. Preso dal mare. Una volta si faceva qui, insomma. Ovviamente qui c'era la tonnara, e lì, dove c'è quell'abitazione là, abitazione 2-2, sono romano, e lì c'è Scopello quel paese, quindi immaginiamo che cazzo facevano, tiravo qua così si vede anche una bella roba. Stai già registrando? In pratica noi ragazzi ci troviamo in Sicilia, vero? Non si sa perché. Questo è San Vito Lo Capo, lo cazzo. E in pratica, ecco, adesso si è abbassato il sole. Poi posso essere interagito con il pubblico, con la celebrity. E niente, diciamo che qui la Sicilia, ragazzi, cosa dire della Sicilia? Noi che cazzo possiamo dire della Sicilia, ragazzi? Noi per scoprire la Sicilia ci vorrebbe una vita, secondo me, perché sembrerebbe veramente enorme. E in pratica noi invece abbiamo fatto la pazzia di farlo tutto in macchina da Milano. Volevamo farlo da Milano a Milazzo, poi ci siamo accorti che a Milazzo è una città del cazzo. Proprio del cazzo, proprio, c'è proprio una ciminiera lunga, proprio come sto cazzo. E quindi abbiamo scoperto questa cittadella, questo posticino si chiama Scopello. No, non tanto per culo. Grazie. L'ho ricercato. Grazie alla civiltà. Ecco. In pratica, grazie. Certamente. Grazie. E dopo tante lotte, diciamo, interne, diciamo,
abbiamo deciso anche per una forza maggiore, diciamo, di procedere alla procedura, di farci tutto a scopello questo campeggio questa volta, e di non fare l'altra volta come abbiamo fatto l'altra volta. Le esperienze di Sicilia. Allora, ragazzi, le mie cose principali sono le zanzare, il caldo. Il caldo qui sì, c'è, ma non è come a Roma, perché è fu ventilato, perché scopello è un po' alpino, e c'è tutta la storia, diciamo, anche abbastanza turistica, ma non troppo. E qui, in questo caso, ci troviamo a San Vito Lucano, okay. Molto turistica città, veramente vergognosa, ragazzi. Cioè, bellissima nel senso che sì, ma ormai ha perso l'anima, è una città iper turistica. Non mi si zoomi troppo perché c'ho ancora la barba, diciamo, un po' professionale. E c'ho anche questo pelo bianco qua e là, che è il segno dell'età che avanza. Cioè. E quindi in pratica, diciamo che le zanzare, lì a scopello, diciamo ci sono solo la sera, ok? Quindi basta stare attenti. E questo è intanto la... Intanto? Ecco, non mi sentivo più osservato, quindi io mi sono fermato. Adesso mi risente. Ecco, poi a differenza, ragazzi. Ma io ti ascoltavo, Vediamo. Parla pure. Parla. Il deposito d'acqua che le case hanno qua sopra. Ecco, il deposito d'acqua, come vedete, molte delle case qui hanno questo deposito d'acqua, ma questo è un terrorismo caso mediatico che il rettile fa per metterci in testa, qui in Sicilia, non. Ah, c'è il problema, siccità, cioè, in realtà lì dove stiamo noi a scoperto c'è una fonte d'acqua, quindi credeteci o no, noi, cioè io non mi sarei mai aspettato dal terrorismo del rettile di bere addirittura acqua di sorgente in Sicilia, sempre, quindi non c'è bisogno manco di comprarla, potenzialmente. Qui invece, essendo un altro punto della Sicilia, città Lucazzo, San Vito Lucano, magari esattamente, mi stanno dicendo di stringere, in pratica vedevamo appunto la gente al mare che si sciacquava con acqua dolce, e quindi questo terrorismo è ingiustificato. Però ecco, 3, 2, 1, arrivederci, alla prossima. No dai, vuoi aggiungere altro? Ma cosa aggiungere? Cioè, se io potessi veramente dire quello che penso, diciamo, questo viaggio è un viaggio artificiale, diciamo. Cioè, io sono qua grazie a pecore, praticamente. Sì. Eccetera, eccetera, perché se fosse per me, io a questo punto sarei un barbone, sarei qua così con questa roba qua. Ma facciamo vedere anche. Smettila. Inquadra giù, cazzo. Non dobbiamo filtrare la realtà, amore. Fai vedere anche questo. Metti giù la papà. Questa anche è Sicilia, ragazzi. Il rettile per qualche motivo o per un altro lo tiene così, proprio così deve essere, insomma. Cose. E abbiamo parlato con i siciliani, cioè, ma noi cazzo sarebbe stato buono se noi fossimo stati parte dell'America, così potevamo essere molto più secchi, capito? Era una pecora e dicevo, insomma, parlato un po', insomma, ho capito cosa andava dalla sua parte e niente. Ti ha dato del pecoraro, sì, dettaglio. Perché io ho detto, ma anche gli albanesi vorrebbero che l'Italia li avesse annessi e quindi fossimo dell'Italia dal 39, quello che è stato nel 35-34, non so. E quindi è una voglia dello schiavo di essere moderno questa, di essere ricco, diciamo. Vabbè, qui ci sarebbe da parlare per ore, ma non c'è tempo. Arrivederci. Oggi ci sono 40 gradi e anche il gattino è molto molto caldo. Gattino, c'è un colpino di pochino. Gattino. Sì. Ti alzo i piedi. Dice vaffanculo, mi accarezzi con i piedi. Sì.
ancora con i coglioni, ragazzi, io un gatto qualsiasi, però mi piace, sta piacendo. Graffagli quel piedone, lo sbirro. La sbirra, se tu l'hai capito. Eccoci. Ora ci andiamo, oggi saranno 40 gradi, ragazzi. Ragazzi, porca troia, mo il capo d'Italia mi farà un video, perché ha detto ragazzi.